E proprio grazie a uno di loro, cioè la Rima, che è il concessionario Yamaha da più di 40 anni per Napoli Provincia, tra l'altro partner storico di Starbikers, ci accompagna, pensate, dal 2001. E io ringrazio anche Beniamino Ricci e tutto lo staff della Rima, anche il service, che a volte mi dicono, tu non ci saluti mai. Un saluto a tutti i ragazzi del service della Rima. Allora, con Lucia Damiata, in realtà, che svolge questo test per noi, saliamo sulla XSR 700, altra moto Heritage, che fa parte della famiglia Faster & Son, appunto questa declinazione che Yamaha ha voluto creare con i motori 700 CP2 bicilindrico e 900 CP3 tre cilindri, e che ha avuto anche esso molto successo, veramente. Lucia Damiata appunto sale in sella della XSR 700, che era l'ultima moto che ci mancava della gamma Yamaha, poi le abbiamo provate tutte, e per questo vi consiglio anche di andare sul sito starbikers.it appunto per vedere tutti i test che realizziamo. Eccola, vai Lucia! Il mercato delle cilindrate cosiddette medie è quello che più degli altri ha subito il fascino del classico e del vintage, la direzione che i motociclisti europei hanno scelto di perseguire con l'obiettivo di ricercare moto fascinose e anche brillanti. Lo sa bene Yamaha, che in gamma ha creato la linea Faster Sons, di cui fanno parte la XSR 900, XV 950, SCR 950, XJR 1003 e soprattutto la entry level XSR 700, oggetto del test di Lucia Damiata, realizzato grazie alla Rima, concessionaria Yamaha per Napoli e provincia. Tutto il progetto Faster Sons conduce indietro nel tempo, quando negli anni 70 la serie XS, ma anche la TX, regnava nei cuori degli adolescenti dell'epoca. L'obiettivo di oggi è lo stesso, portare gli utenti di questo millennio verso moto che rispolverino linee e tendenze passate, ma che godano delle soluzioni tecniche moderne a completamento di un connubio perfetto. E anche la XSR 700 incarna questo stile, forse meglio di tutte le altre sorelle Heritage di questa linea, perché lo fa sfruttando il più godibile dei motori a disposizione in casa Yamaha, e cioè il CP2 bicilindrico in linea da 689 cm3, che eroga 75 cavalli e 68 Nm di coppia, per un peso complessivo della moto a vuoto di 164 kg, che diventano 186 con il pieno di liquidi. Ma la caratteristica principale del crossplane è l'erogazione piena e lineare su tutto l'arco di utilizzo. Ce ne eravamo accorti tempo fa provando la MT-07, che ha introdotto questo motore sul mercato nel 2014. Una ciclistica più raffinata sulla versione MT, ma anche per la XSR il comparto è apparso all'altezza della moto e si vede da come Lucia Damiata ha affrontato i tornanti del Vesuvio, sicura di poter contare su una forcella tradizionale morbida ma precisa negli inserimenti anche veloci. La Yamaha XSR 700 piace per la semplicità delle linee, curate e ben definite, e con la stessa passione tutti gli elementi sono stati realizzati senza lasciare molto al caso, con lo scopo preciso di arrivare dritto al cuore di chi la guarda da ferma e non vede l'ora di salirci e strapazzarla a dovere. Ma la moto si lascia guidare anche in souplesse, ci pensa il CP2 a fare ciò, offrendosi sicuro e pronto in ogni momento, tirando bene con le marce alte da bassa velocità e alzandosi velocemente fino ai 9.000-10.000 giri, quando offre il meglio di sé, insieme ad un piacevole sound. La
La premessa è che la Yamaha XSR 700 è una delle mie moto preferite e dopo il test non posso che confermare la mia idea. La chiave di lettura della XSR è sicuramente l'estetica. È una perfetta heritage, obiettivo che Yamaha voleva perseguire. Un altro elemento di forza è sicuramente il motore, il CP2, al quale io sono particolarmente affezionata, che abbiamo già trovato sull'MT-07 e che ritroveremo sul nuovo Tenere. Ringrazio come al solito la Rima per avermi dato questa opportunità. La Yamaha XSR 700 ha un costo di listino di 7.690 euro, mentre ne occorrono 200 in più per la versione anniversario. La Rima a Napoli offre anche la possibilità del noleggio a lungo termine. Basta recarsi in concessionaria a Via Renaccia per scoprire tutti i dettagli. E grazie alla Rima per questo test dedicato alla XSR 700 Yamaha. Come detto era l'ultima moto della gamma di 3 Diapason che ci mancava, poi le abbiamo provate tutte quest'anno veramente, e grazie anche a Lucia, che saluto.